Martina De Vivo, una popolare TikToker romana, ha deciso di rompere il silenzio e di parlare pubblicamente del suo ex fidanzato, dopo aver ricevuto diversi messaggi dai suoi seguaci sui social che gli avvisavano di aver visto l'uomo con Chanel Totti. In un video pubblicato sui social, Martina ha raccontato senza filtri la sua versione dei fatti, con la figlia che aveva appena 2 mesi di vita. Martina ha spiegato che un giorno, mentre guardava il telefono del suo ex fidanzato, che viveva ancora con lei, ha notato una chiamata di Chanel Totti. Ha deciso di scriverle, e Chanel Totti le ha risposto dicendo che il problema non era suo, ma del fidanzato di Martina, perché la bambina non era sua. Martina De Vivo ha espresso la sua indignazione nei confronti di Chanel Totti, sottolineando che non è corretto per una persona fidanzata con una figlia a casa sentirsi con un altro uomo. Martina De Vivo ha anche rivolto una frecciatina ai famosi genitori di Chanel, sottolineando l'importanza dell'educazione e dei valori che i genitori devono insegnare ai propri figli fin da giovani. Martina ha espresso la sua gratitudine per l'educazione che ha ricevuto dalla sua famiglia, sottolineando che non tutti hanno avuto la stessa fortuna nella vita. In sintesi, Martina ha deciso di parlare pubblicamente del suo dolore e della sua indignazione, sperando di trasmettere un messaggio importante sull'importanza dei valori e della moralità nella vita di ogni persona. Voi cosa ne pensate? Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere tutti gli altri video.